presentare il libro di una vostra illustre concittadina Dalila Catenaro, il suo primo romanzo edito da Costa Edizioni, Equilibri delicati. Io comincerei da subito con i ringraziamenti perché è doveroso, come sempre, ringraziare il comune di Termoli, qui rappresentato dagli assessori Michele Barile e Enrico Miele, che hanno dato fiducia a questo progetto, permettendo a Dalila di presentare qui a Termoli per la prima assoluta il suo ultimo e primo romanzo. Ringrazio ovviamente la dottoressa Elena Costa che ci ha omaggiati della sua presenza per questa prima presentazione, Dalila Catenaro che ovviamente è qui con noi e ringrazio tutti voi che avete deciso di dedicare qualche ora del vostro pomeriggio, nonostante il grande caldo che ci ha colto questi giorni, per venire qui e parlare un po' insieme di cultura. Io cederei subito la parola all'assessore Barile per i saluti istituzionali. Sì, grazie, buonasera a tutti. Brevemente solo per un saluto e voglio innanzitutto ringraziare Davila per aver condiviso anche questo momento insieme a noi. Solo un anno fa, all'incirca, eravamo qui nella sala consiliare per presentare il racconto che Davila aveva scritto, se non ricordo male, proprio in tempi di pandemia, come una ginestra. Oggi, quindi, a distanza di poco meno di un anno, ci ritroviamo nuovamente qui per illustrare, quindi farci conoscere un attimino quello che è il tuo primo romanzo e quindi il tuo nuovo elaborato Equilibri delicati. Questo significa che in tutto questo tempo la voglia di scrivere, quindi il desiderio di raccontare le tue emozioni, le proprie emozioni attraverso la scrittura si è rafforzato e questo è un qualcosa che ci fa estremamente piacere. E naturalmente l'augurio che mi sento di farti è quello di continuare su questa strada affinché si possa rafforzare sempre di più questo tuo desiderio, questo forte desiderio che tu hai e magari da qui a qualche mese, perché no, ci ritroveremo nuovamente qui per presentare qualche altro tuo lavoro. E naturalmente non voglio dilungarmi ulteriormente, rubare tempo alla presentazione del libro, concludo semplicemente augurandoti a nome mio, dell'amministrazione comunale, del sindaco, i più sinceri auguri per il futuro della tua carriera da scrittrice. Ci auguriamo quindi veramente che possa essere quanto più prospero e ricco di soddisfazioni. Grazie. Lascio la parola anche all'assessore Miele. Consigliere, consigliere. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Grazie Davida per questa opportunità. Mi aggiungo all'assessore come saluti e come ringraziamenti. Ricordo che Termoli aderisce al circuito Città che Legge, quindi siamo nel circuito nazionale. Come comune intendiamo incentivare e promuovere tutte queste iniziative. Ricordo che siamo una città che ha delle casette per i libri e Davide ha partecipato a quel momento di presentazione. In questo momento ne abbiamo tre distribuite sulla città. Altre due casette di libri verranno installate nel mese di luglio e altre due casette nel mese di settembre. Quindi avremo un circuito di ben sette casette di libri e parliamo di equilibri delicati, no? Usciamo da un periodo molto delicato, l'augurio che presso queste postazioni, presso queste casette, potremo fare degli eventi di questo tipo per incentivare alla lettura. Qualunque iniziativa culturale è ben accetta, ovviamente, dal comune e da tutta la cittadinanza. Grazie Davida e in bocca al lupo per questo cammino. Grazie mille, consigliere. È veramente un piacere, e te lo dico da esterno, sentire queste parole, sia quelle dell'assessore Barile che le sue, perché investire nella cultura in questo momento storico penso che sia importantissimo. Quindi aderire al circuito Città che Legge penso che sia una scelta che negli anni si dimostrerà vincente. Purtroppo la cultura, si sa, non è una cosa che regala risultati da subito, però un'amministrazione che guarda avanti deve tenere conto anche di queste necessità, come giustamente state facendo. Cederei adesso la parola a Elena Costa.
Grazie, buonasera a tutti. Intanto vorrei ringraziare l'amministrazione comunale per averci ospitato. Dalia, come dicevo poc'anzi, Mattia è cittadina di Ermoli, di questa città. Volevo collegarmi a quello che stavate dicendo poc'anzi. Termoli, città che legge, è quello che diceva anche giustamente Matteo. È bellissimo sentire questo, perché di solito non si dà tanto spazio alla cultura. Molte volte gli amministratori locali pensano più a organizzare eventi di altro tipo e non eventi culturali. Se volete, io come casa editrice e magari anche in rappresentanza degli editori abruzzesi, perché sono presidente dell'associazione editori abruzzesi, ci siamo, potremmo tranquillamente organizzare un qualcosa, una rassegna anche in collaborazione con Davide e Matteo qui a Termoli, e non può farmi che piacere. Siamo qui per la presentazione della prima opera di Dalia Catenaro, Equilibri delicati. Equilibri delicati è un romanzo di 92 pagine, poi sentiremo attraverso il racconto e la voce di Dalia quello che è, cosa racconta questo libro. Quello che posso dire è che la narrazione di Dalia Catenaro è fresca, pulita e diretta, quindi arriva, inizia a leggere il romanzo e lo vuoi finire subito, perché ti prende talmente tanto, è talmente anche interessante, poi ovvio dipende dal punto di vista, che vuoi leggerlo tutto d'un fiato. È interessante, io faccio i complimenti a Dalia, noi ci siamo viste per la prima volta oggi, ci siamo conosciute durante il periodo del lockdown, quindi non ci siamo mai incontrate personalmente, abbiamo sempre parlato al telefono e oggi per la prima volta ci stiamo incontrando. Però è una ragazza che sicuramente farà parlare di sé e non rimarrà sicuramente alla sua prima opera, quindi ti faccio un in bocca al lupo. E per il resto non voglio rubare tanto la parola a Dalia Catenaro e a Matteo Di Natale. Grazie. Grazie a lei per questa posta, perché è veramente un piacere, come ci stavamo dicendo prima, appena ci siamo incontrati, vedere che una casa editrice dà fiducia ai giovani, che non è cosa scontata, ecco, come investire nella cultura. Infatti negli anni penso che abbiamo dovuto pagare un po' di lentezza, ma anche di arretratezza in questo campo, però penso che anche con iniziative come questa ci stiamo piano piano riprendendo, devo dire. Io ovviamente conosco ormai da diversi anni Dalia Catenaro, molti di voi lo sanno, sono il compagno di Dalia e quindi ogni volta mi trovo in evidente conflitto di interesse quando Dalia mi chiama a presentare le sue creazioni, e non è facile per me dirgli di sì, anche perché poi Dalia sa che io sono molto critico nei suoi confronti, soprattutto dal punto di vista letterario. Infatti ho seguito la genesi di Equilibri delicati e Dalia sa molto bene quante volte non ci siamo trovati d'accordo, però ovviamente io ho sempre rispettato la sua scelta stilistica e il suo modo di scrivere, perché io penso che nella letteratura un uomo deve essere libero, quindi il consiglio è sempre ben accetto, però poi a scrivere bisogna muoversi in libertà, quindi non ho voluto deviare più di tanto, ecco, lo spirito creativo di Dalia. Oh, non l'ho detto in apertura, lo dico adesso, ovviamente come avete già visto Equilibri delicati oggi è in vendita lì al lato dell'ingresso, e avendo la fortuna di avere qui l'autrice Dalia Catenaro, poi chi acquisterà la copia del libro potrà farsela autografare il giorno della prima presentazione, quindi mi raccomando Dalia, mettici la data. E ovviamente, visto che è di Termoli, immagino potrete incontrarla semplicemente passeggiando per le bellissime vie della vostra splendida città. Ma veniamo ora a Equilibri delicati.
Il primo romanzo di Dalila Catenaro, lei infatti viene da una lunga trafila di successi letterari e premi che neanche io ricordo ormai, quindi non starò qui ad elencarli, a tediarvi con un lungo elenco di titoli. Però Dalila viene dal mondo dei racconti e questa è una cosa che ho apprezzato particolarmente, perché il genere del racconto forse viene messo un po' in secondo piano. E noi sappiamo dalle statistiche che in realtà in Italia si legge poco, penso, forse Elena mi correggerà, che i lettori forti sono quelli che leggono due libri l'anno, o un libro e qualcosa. E però il genere del racconto quindi dovrebbe avere successo, perché non si ha tempo di leggere, quindi il racconto breve dovrebbe essere funzionale. In realtà non è così, il racconto breve non ha molto successo. Dalila però ha scelto di cominciare con questa via, e quindi ha dato alla luce diversi interessantissimi racconti, fino ad arrivare a Come una ginestra, che è stata presentata proprio in questa sala consigliata ormai un anno fa, credo, siamo quasi ad un anno. Se lo ricorda perfettamente l'assessore Barile. Vuol dire anche che tiene però a queste iniziative, non te le ricordi queste cose. Ma vediamo ora a Equilibri Indicati, dicevo, il primo romanzo, una storia interessante che io cercherò di rendervela semplice, perché in realtà tracciare una sinossi sembra complicata, e sicuro che non è così, però ci proverò. In buona sostanza, una professoressa newyorkese di lingue antiche, se non sbaglio, Juliet, trova casualmente dei documenti antichi in una biblioteca pubblica. Documenti che risalgono all'epoca di Cristo e che, iniziando la lettura, scopre che raccontano quella che poi è una storia d'amore tra un uomo e una donna che sono vissuti proprio nei primi anni, ecco, del primo millennio. E un po' le vicende di Juliet, della sua vita personale, finiranno per intrecciarsi con quelle di Daniele e Rebecca, questi i due protagonisti del passato. Ora, come vi dicevo, in realtà sembra complicato, però Dalila, con la sua prosa asciutta, come ha sottolineato già la dottoressa Costa, riesce a renderla semplice, piacevole, un libro che si legge velocemente, che non è una cosa scontata. Adesso in realtà io vi ho presentato solo per sommi capi la storia, ma vorrei approfondirla con Dalila. Noi abbiamo preparato alcune domande, però sono sicuro che andremo oltre quello che abbiamo preparato, perché a me stanno venendo in realtà già in mente delle altre, quindi spero di non metterti in difficoltà e spero di riuscire un po' a colmare anche quelle che possono essere le vostre di domande. Ovviamente, alla fine di questo incontro, chiunque vorrà potrà porgere domande a Dalila, assolutamente. Siamo tra amici, quindi senza alcuna vergogna. Io comincerei col chiederti se tu, Dalila, sin dall'inizio avevi in mente quest'opera, o meglio, come ti è venuta l'idea per scrivere Equilibri Delicati? Hai preso spunto dalla realtà oppure solo dalla fantasia? Innanzitutto buonasera e benvenuti a tutti voi, cari amici. E prima di rispondere a qualsiasi domanda, occorre comunque, ci tengo a ringraziare in particolar modo l'amministrazione comunale, i cari amici, l'assessore alla cultura Michele Barile ed Enrico Miele. Enrico con il suo progetto delle casette ha portato innovazione qui in città e io da scrittrice non solo lo sostengo, ma credo che sia una grandissima novità che serve alla nostra cittadina. Poi ovviamente ringrazio anche il sindaco, anche se non è qui, Francesco Roberti, e la mia editrice, la dottoressa Elena Costa, che ha creduto in questo progetto e in questa storia, perché non è facile e soprattutto non è scontato. Quindi ti ringrazio. Ringrazio il dottor Matteo Di Natale, che modererà l'incontro e mi aiuterà appunto a presentare il mio nuovo romanzo. Il mio direttore Emanuele Bragone e l'editore di Termodellani che sono qui presenti e tutti voi cari amici che siete qui venuti a perdere un'ora di tempo per ascoltare insomma tante parole. E quindi insomma grazie a tutti e
Lo scorso anno chi è venuto alla presentazione di Comune a Ginestra sa bene che mi piace condurre una presentazione come se fosse un viaggio. E quello che faremo stasera è proprio un viaggio all'interno di equilibri delicati. Adesso possiamo rispondere alle domande. L'idea, devo dire, che è nata un po' così. C'era da tempo, si ventilava da tempo l'idea di scrivere un romanzo, perché comunque io mi sono formata sui racconti. E di conseguenza cercavo l'ispirazione. L'ispirazione è arrivata un giorno mentre mi trovavo in vacanza nelle Marche e facevo una bellissima e faticosissima escursione al lago di Pilato. Il lago di Pilato, si pensa, secondo leggenda, che sia il luogo dove abbia vissuto gli ultimi giorni della sua vita il prefetto Ponzio Pilato, o che forse ci siano addirittura i resti di quest'uomo. Quindi è sempre stato un po' tra mito e leggenda. E mentre camminavo dopo tanto tempo, tante ore, su una strada srucciolevole, ho detto: ma questo è peggio di un calvario. Allora mi fermo e dico: perché non raccontare una storia ambientata in quell'epoca? Però raccontare una storia soltanto che avesse come protagonisti uno scenario di 2000 anni fa poteva diventare molto pesante. E allora ho immaginato una giovane ragazza, no? Una giovane ragazza come me, che però viveva in un contesto diverso, in una grande città, tra grattacieli, palazzoni, ma immaginava una vita molto lontana anni luce dalla sua. Ed è così che è nata questa ispirazione. Anteporre, diciamo, un'epoca contemporanea ad un'epoca tanto lontana doveva essere lo scopo di questo romanzo, di questo testo. Allora ho cominciato a scrivere su un quaderno con la penna, mai al computer, non è da me, e piano piano prendeva vita qualcosa che sembrava non dovesse aver fine. Ed è così che è nato il romanzo, tanto che quando l'ho presentato credevo fosse addirittura troppo breve. Ma invece in realtà poi la dottoressa Costa è stata sempre molto cara, insomma, mi ha assicurato tante volte che la trama era buona, insomma, e di conseguenza non sembrava vero tutto questo. Cioè, immaginate che abbiamo avuto tanto tempo quest'inverno, no? Tanto tempo per stare a casa. La mattina lavoravo nell'azienda dei miei genitori, il pomeriggio studiavo e la sera notte scrivevo. La mattina ricominciavo questa routine, finché a un certo punto non avevo più forze. E ho fatto un po' di ricerca, diverso tempo di ricerca, e poi nel giro di 20 giorni sono riuscita a scrivere questo romanzo. Quindi l'idea è nata così e le tempistiche sono state proprio queste. Ma devo dire che è anche interessante, penso, per tutti noi che l'ascoltiamo, perché ci spiega un po' come lavora lo scrittore, ecco. È una cosa che probabilmente ti avrei chiesto più avanti in questo incontro, per capire se tu di getto butti subito su carta la storia oppure se ci ripensi, perché in realtà poi quando lei lavora io preferisco ecco, non disturbarla e quindi non influenzarla, come ho detto anche prima, quindi non vedo poi in concreto come concepisce le sue opere, ma direttamente la sua versione definitiva. Ecco perché appunto quando lei mi chiede un parere, quando Dalia mi chiede un parere, io mi pronuncio sul testo già scritto. E mi sembra molto interessante anche questo aspetto dell'escursione, perché di questo mi avevi accennato qualcosina, però vedere che un po' quel viaggio nella natura ti ha portato a riflettere su una tematica tanto interessante, penso che non sia da tutti, ecco. Occorre anche una buona dose di creatività, che penso sia un po' l'elemento che muove tutto questo ingranaggio. E adesso mi sposterei un attimo sui protagonisti del romanzo. Come vi ho accennato prima, Juliet, giovane professoressa di lingue antiche che fa questa scoperta, incrocia la storia di Rebecca, invece una giovane donna che vive all'epoca del Nazareno. Io ho notato, ecco, mi permetto poi anche di fare delle considerazioni personali in base all'esperienza che mi ha lasciato i libri dedicati. Poi però, come immagino tutti quanti già sappiamo,
è sempre un rapporto soggettivo quello che si ha con le pagine di un libro, quindi io comunque a dare queste domande in base alla mia esperienza, ma sono sicuro che chiunque di voi si troverà a leggere quei libri dedicati, magari troverà altri aspetti, altri punti di riflessione di cui io non ho trattato qui. Però ecco, torniamo a Juliet Habeteck. Io ti volevo chiedere se è voluta un po' quella affinità che si viene a creare tra questi due personaggi, o se invece è soltanto ecco, una mia interpretazione, perché io noto in Juliet Habeteck quasi una corrispondenza di sensi, ecco, chiamiamola in questo modo, che si viene a instaurare nonostante vi sia lo spazio temporale di 2000 anni, come se emotivamente i due personaggi finissero per dialogare, esattamente come se fossero l'uno dinanzi all'altra. Ecco, è voluto tutto questo oppure è una cosa che ho letto io tra le pagine? I miei personaggi, appunto Juliet, donna di successo, docente universitaria, ha un profilo importante di emancipazione, ma che poi incarna un po' tante donne oggigiorno. Ma la differenza rispetto a Rebecca invece è considerata una donna di 2000 anni fa, considerata la serva di un uomo, quindi non nella sua importanza come donna, quindi partiva già da una condizione estremamente svantaggiata. Ma lei, fondamentalmente Rebecca, ha al suo fianco un uomo dalle larghe vedute e di conseguenza lui la innalza così tanto che lei è una donna di per sé già emancipata 2000 anni fa. Non può dire la stessa cosa a Juliet, che invece trova la sua emancipazione soltanto nella sua carriera, quindi nella sua professione, e non nel suo partner, perché l'uomo che ha al suo fianco, un avvocato anche lui di New York, di successo, è un uomo prepotente, quindi lei non è se stessa, lei non si rivela in tutta la sua bellezza, perché ognuno di noi ha una bellezza interiore che manifesta all'altro, soprattutto alla persona che ama. Non è purtroppo il caso di Juliet, che teme quest'uomo e quindi fondamentalmente, per quanto sia una donna emancipata, lei leggendo quel vecchio manoscritto trova una forza che non credeva di poter trovare, perché tanto era stato il suo lavoro di ricerca, perché lei aveva dedicato la sua vita alla sua carriera e non aveva mai trovato una situazione così bella e straordinaria, ma soprattutto un'emancipazione del genere in un'epoca tanto lontana. Ed è per questo che questi due personaggi, nonostante i 2000 anni di differenza, sono vicine per un motivo in particolar modo, perché entrambe perseguono lo stesso fine, hanno lo stesso scopo, la felicità, perché Rebecca vive una situazione, per quanto sia felice con suo uomo, ma vive una situazione tragica, perché è una donna che non riesce a dare alla luce un bambino, quindi non riesce a dare un figlio all'uomo che ama più della sua vita. Juliet invece la vita non gli pone neanche questo interrogativo, perché è già l'uomo sbagliato di per sé. E quindi l'unica cosa che accomuna queste donne, che sembra che, come dicevi tu, parlino tra di loro, è la ricerca di quella felicità. Dal greco eudonia, cioè l'unica stella da seguire, l'unico percorso da intraprendere, significa dal greco. E quindi di conseguenza pensiamo a ciascuno di noi, ognuno di noi persegue quella felicità. Mi piace dire che la felicità non si possa esaurire in un unico momento, cioè magari quando uno si laurea, si sposa, fa un figlio, ma è tutto quello che noi viviamo, tutto quel tempo, le notti che non abbiamo dormito perché dovevamo studiare, le nausee che ha avuto una mamma quando aspettava un bambino, e il cuore in quel momento si riempie di gioia ed è quella l'unica felicità, perché sennò si esaurisce come un fiammifero e non rimane niente. Ed è per questo che questa donna, che ovviamente racconta questa storia poi a suo nipote che la trascrive, questa donna racconta nel dettaglio che cos'è la sua felicità in quel matrimonio, in quel tempo, e scuote la quotidianità di Juliet, che fondamentalmente è una donna che ha pensato, è andata veloce, come andiamo veloci tutti noi in questo mondo, e quindi non ha pensato mai a cosa volesse dire amare, perché lei e il suo partner vivevano nel ricordo di quello che erano, di quello che erano stati, e non di quello che sono. Come ci dice una poesia di Neruda,
non bisogna vivere nel ricordo di quello che siamo, ma ogni giorno quello che ci ricordiamo. E quello sarà stato amore e non aspettarsi in vano. E quindi Juliet e Rebecca non solo sono due profili lontani, ma hanno in comune una cosa importantissima, la ricerca della felicità, come ciascuno di noi. Mi fa molto piacere infatti che hai risposto in questo modo, perché mi conferma anche un'altra intuizione che non ero certo in realtà se parlavo oppure no, però ecco, penso che ci sia anche questa critica molto velata in realtà a leggersi tra le righe a una società forse troppo spesso frenetica che ci fagocita un po' tutti quanti, e per dirla ecco come il poeta De Andrade, bisogna riscoprire un po' a volte anche quelle che sono le radici, le origini, e in fondo Juliet lo fa guardandosi allo specchio con Rebecca. E io a questo punto mi sposterei su un altro personaggio di cui non abbiamo parlato, ovvero Joseph, l'antagonista un po' di questa storia. Joseph è il compagno di Juliet con cui lei non sta vivendo un rapporto sereno. E qui, anzi, proprio questa domanda mi permette anche di riportare l'attenzione su tematiche che sono un po' tanto care alle opere di Dalida, quali l'attenzione al ruolo della donna, ma anche alle vicende contemporanee che spesso e talvolta anche negativamente la riportano agli onori della cronaca. E quindi volevo chiedere se per la figura di Joseph, quindi questo uomo violento, questo uomo che si pone al di sopra della sua compagna, non affrontando in parità la relazione, ma anzi vivendola in maniera malsana, è un po' un prodotto anche della cronaca, se tu in questo modo hai voluto, per così dire, andare a trasfondere nel tuo romanzo fatti di cronaca, perché in fondo ecco un altro aspetto di cui non ho ancora accennato, Dalida viene dal mondo del giornalismo, attualmente sta collaborando infatti con una testata giornalistica locale, immagino voi conoscerete tutti i termini online, quindi lei vive direttamente quello che è il mondo del giornalismo, il mondo della cronaca, e quindi ho pensato che diciamo questo Joseph lo possiamo interpretare come un personaggio di cronaca, come un fatto, un'unione forse di fatti realmente accaduti, o se viceversa invece è soltanto un espediente narrativo per mandare avanti la trama. Sicuramente un uomo come Joseph, quindi un uomo violento, è un uomo che purtroppo esiste nella società odierna, ma come nella società di un tempo, soltanto che prima non riconoscevamo queste cose. Sicuramente i tantissimi casi di cronaca nera che ci sono ogni giorno in Italia, perché siamo arrivati comunque a giugno, quasi luglio 2021, ci sono stati oltre 30 casi di femminicidi. Questo è un numero che mette i brividi. Perché come dicevo quando ho presentato La Fenice, che era un racconto che vinse un premio internazionale e trattava il delicato tema purtroppo ricorrente del femminicidio, ognuna di noi può essere una donna potenzialmente vittima di femminicidio. E quindi ognuna di noi potrebbe purtroppo essere destinata a qualcosa di drammatico. E quindi nel momento in cui ho provato a scrivere questo romanzo, ho voluto che pian piano si disvelasse l'amaro volto del femminicidio, in questo caso del tentato femminicidio. Perché diciamoci la verità, come dice Bram Stoker, le persone e i luoghi a cui siamo destinati ci colgono di sorpresa. E io mi permetto di aggiungere, in positivo ma anche in negativo, perché non sempre è positiva la situazione. Quindi scrivere al femminile è sempre una cosa che io ho amato fare, ma soprattutto denunciare l'ingiustizia affinché ogni donna che ogni giorno viene aggredita, sfigurata, stuprata, debba reagire. Perché noi tutti abbiamo sempre la possibilità di scegliere. Mi viene in mente dal latino, no? Ex legere, separare la parte migliore dalla peggiore e tenere con sé la parte migliore. Questo è quello che dobbiamo fare, perché la prigione senza serrature è solo quella che abbiamo nel cuore e nell'anima. Ma noi tutti, chi
chiunque là fuori ha la possibilità di scegliere, di trovare coraggio, come ha fatto la mia protagonista, e scegliere. Quindi questo è un omaggio a tutte le donne che dovranno fare questa scelta difficile, forse la più ardua della loro vita. Ma è giusto raccontare situazioni drammatiche, perché tutte le persone non devono sentirsi sole e impaurite tra le pareti domestiche. Non è una denuncia, è un appello a quello che può essere la vita di una donna che è in pericolo ogni giorno. Quindi, affinché il mio libro, in minima parte, possa contribuire, così come ha fatto il vecchio manoscritto con Giulia, a dare forza a una donna che in questo momento vive una situazione spiacevole tra le pareti domestiche. Questo è proprio lo scopo primo del mio lavoro. Grazie Dalia. Infatti Dalia ha ricordato un premio molto prestigioso, il premio Tortore della Cultura del Sospaglio 2019, sempre 2019, che è Gennaro Sbaraglia, premio internazionale, conseguiti entrambi proprio con racconti che trattano queste tematiche, in particolare il premio Tortoreto con La Fenice, se ben ricordo, era totalmente incentrato proprio sulla denuncia verso quelli che sono attualmente delle storture della nostra società. Adesso iniziamo a addentrarci magari più nella struttura del romanzo, quindi ti faccio una domanda che mi è venuta in mente adesso, quindi deviamo un po' da quello che forse tu ti aspettavi, perché io da storico ti vorrei chiedere, visto che c'è una grande componente storica in questo romanzo, se hai dovuto fare delle ricerche particolari, soprattutto per quanto riguarda quegli affreschi, quegli spaccati della società della Galilea del tempo di Cristo, oppure se ti sei basata per lo più su luoghi comuni, ecco, o hai lavorato di fantasia. E poi ti anticipo un'altra cosa, perché poi alla fine che me la scordo, in realtà che mi venga sempre in mente adesso, il linguaggio utilizzato, perché io ora non voglio spaventare il lettore, perché Dalila qua e là, ma qua e là, utilizza dei termini in ebraico, ecco, però ci offre sempre la tradizione a fianco, quindi per questo dico non voglio spaventare il lettore. Qua e là troverete delle frasi in ebraico, ma con la traduzione a fianco, che penso siano un'ottima spiegazione narrativa, perché aiutano a un po' a medesimarci nel contesto. Cioè, a me sono piaciuti, ecco, però giustamente lo devo mettere in guardia il lettore. Ovviamente, ripeto, troverete la traduzione a fianco. Quindi, le domande. Hai dovuto fare studi particolari a livello storico, la prima, e la seconda, la questione del linguaggio. Spiegaci come sei arrivata all'ebraico. Allora, per quanto riguarda ovviamente le ricerche che sono state fatte prima di scrivere il mio romanzo, ovviamente soltanto per quanto riguarda la parte storica, cioè le parti che ricordano la vita di Gesù di Nazareth. Ovviamente sono consultabili perché abbiamo fatto una sitografia e una bibliografia dove voi potrete consultare ovviamente tutto quello che io ho potuto diciamo valutare leggendo e studiare. Ovviamente sono relative soltanto a quella parte, quindi immaginiamoci parabole, insegnamenti, alcuni dettagli. Invece per quanto riguarda la storia di Rebecca e Daniele, devo dire che è stata estremamente romanzata all'interno di quel contesto. Ovviamente ho dovuto studiare il modo in cui vestivano, il modo in cui vivevano, quello senz'altro. Diciamo che è stata una ricerca abbastanza approfondita che è durata anche un po' di tempo, perché come dicevo, almeno ottobre, novembre, i primi di dicembre, tutta quanta ricerca. Poi, a dicembre, ho dato vita al romanzo. Il linguaggio ovviamente non è un tallone d'Achille come l'ha descritto il dottor Di Natale, perché il romanzo è in italiano. All'interno del romanzo troverete, nelle parti in cui siamo ad Arimatea nel 32 d.C., 33 d.C., alcuni dialoghi in ebraico. Avendo studiato in passato aramaico, ho avuto la possibilità di leggere parte delle sacre scritture in questa lingua, con estrema difficoltà ovviamente.
trascrivere l'aramaico era una cosa di per sé difficilissima. Allora ho utilizzato l'ebraico, che come suona l'ebraico si scrive e si legge da destra verso sinistra, così che chi si ritroverà a studiare questa lingua potrà capirlo leggendo così come legge un qualsiasi testo in ebraico. Non era possibile usare l'aramaico, purtroppo, ma l'ebraico è una costola dell'aramaico. Ricordiamo che l'aramaico vanta almeno 3.000 anni di storia, cioè veniva parlato dalle lingue armene. I primi 13 secoli di questa lingua ovviamente non sono più parlati, non esistono fonti, non esistono parole, non esiste niente. Diciamo che si divide in arcaico e post-achemenide, ma quello che forse noi ci interessa è l'aramaico biblico, che ovviamente parlano in pochi, parlano, studiano in pochi al mondo, perché suppongo che ad oggi non parli più nessuno. Consideriamolo un dialetto. È come se avessi trascritto tra 2000 anni il tirolese. Quindi l'importanza del dialetto, fondamentalmente, per insegnare anche a coloro che devono ancora nascere, che si sta perdendo un po'. E quindi la lingua che ho utilizzato, e che ovviamente troverete la traduzione a fianco, è l'ebraico, per far sì che il lettore potesse essere assorbito in quell'epoca. Catapultando il lettore in quell'epoca, si ritrova anche lui ad Arimatea nel 32, insieme ai 12 apostoli, la Maddalena e Gesù di Nazareth. E quindi anche lui potrà dire la sua riguardo a quello che vede. Quindi la scelta è stata assolutamente voluta, ma per immedesimare il lettore in quello che è stato il mio lavoro e come io volevo che il lettore lo vedesse. No, molto interessante anche questo aspetto, perché in 92 pagine avete visto quante tematiche riesce a toccare Daila, passando dall'attenzione a quelle che sono le problematiche contemporanee, la violenza nei confronti delle donne, e la ricerca storica, le lingue antiche, c'è tutto, un libretto tutto conto, tutto tondo, non so neanche se chiamarlo libretto perché devo attenermi solo alle dimensioni dell'opera, ma è veramente densa di significati. Anzi, rimaniamo su questa questione dei contenuti dell'opera, perché mi rimane un'altra tematica che ho potuto cogliere tra le pagine, ma anche questa è una domanda con riserva, forse l'ho colta io. Quindi adesso, se la domanda è sbagliata, tu mi dirai: no, Matteo, non è così, è sbagliata. La questione dell'attenzione forse verso la morale, sia in senso magari più propriamente religioso, ma anche da un punto di vista etico. Ovviamente stiamo parlando di un'opera ambientata ai tempi di Cristo, quindi magari forse con qualche forzatura c'è anche un piccolo connotato religioso, però io più che di morale religiosa parlerei proprio di etica. C'è forse un insegnamento che in qualche modo vuoi dare tra le pagine, oppure anche questa è una mia impressione, perché a me sembra che tu in qualche modo vuoi, non dico educare, però portare il lettore a soffermarsi su certe tematiche che sono non soltanto quelle di cui già abbiamo parlato, ma anche tematiche più profonde, più riflessive, quasi mistiche, mi verrebbe da dire. Comunque c'è da dire che in tanti hanno raccontato periodi relativi all'epoca di Gesù di Nazareth, anche perché probabilmente una, dal punto di vista storiografico, una delle epoche forse più belle. Siamo sotto l'impero di Tiberio, che fondamentalmente, per quante imprese possa aver compiuto, è ricordato soltanto perché Cristo è morto sotto il suo impero. Quindi dal punto di vista storico, come dicevo, tantissimi hanno raccontato quest'epoca, perché nonostante i 2000 anni di differenza, perché sono 2000 anni che ci separano appunto da quei giorni, è l'epoca più vicina a noi. Noi ce la sentiamo un po' tutti vicino, noi cristiani. E quindi ho immaginato al momento buio delle nostre vite, quello che viviamo da un anno e mezzo, no? Vivendo un momento così di stallo, di step, no? La fede è una cosa che ha tenuto a galla molti di noi. Diciamo che in qualche modo noi siamo stati un po' come quei pescatori, gli apostoli.
che si sono ritrovati dinanzi al Messia, che era qualcosa che andava al di là della loro comprensione. Uomini semplici, no? Noi abbiamo vissuto una storia analoga. Ci siamo ritrovati qualcosa di incomprensibile davanti a noi un anno e mezzo fa. E ancora, giustamente, non lo capiamo. E allora, io ho pensato che ognuno di noi era un po' come un apostolo. Pensiamo a quando Gesù Cristo li scelse, i più umili tra loro, e li portò con sé la prima volta sul lago di Tiberiade, dove gettarono le reti. Lui gli disse, è cominciato, indicando il loro percorso di predicazione insieme. E uno di loro, in maniera semplice, un uomo semplice, disse, cosa faremo? Cambieremo il mondo, gli rispose. Una nazione, un popolo, trovano la loro fede in un uomo onnipotente, in un uomo straordinario. La loro storia ci insegna chi siamo, le scelte che facciamo, come amiamo, come vinciamo e come lottiamo. Perché quello che loro hanno fatto 2000 anni fa, noi lo stiamo vivendo oggi. E prima di loro l'hanno vissuto tante altre persone, perché certe scelte, certe situazioni di vita sono sempre le stesse e si ripropongono nella loro circolarità ogni volta a tutte le generazioni, anche dopo di noi ci saranno le stesse scelte da fare. La vita è fatta di scelte. E scegliere di credere è una scelta di ciascuno di noi. Questo non è un libro di fede, voglio essere molto chiaro su questo. Io sono una persona di fede, ma questo non è un libro di fede. Questo è un libro che non parla solo di antichità, parla anche di quotidianità. E il messaggio che dà, perché ci sono insegnamenti, parabole, quello che Gesù ha compiuto in terra di Giudea, i vari miracoli per la terra di Giudea, sono insegnamenti che noi oggi ancora ci portiamo con noi. E nei momenti di difficoltà io spesso ci penso, da persona di fede. C'è una morale, perché io sono una persona di moralità, ma c'è anche un messaggio d'amore, perché questo libro è fatto di scelte d'amore, 2000 anni fa, pre-pandemia. E quindi sì, ci saranno anche scelte morali, o comunque una componente morale all'interno del libro. Ma nella quotidianità, ciascuno di noi leggendo potrà ritrovare le scelte che ha fatto nella vita, storie analoghe che ha vissuto. Sono persone reali, dei tratti forse fin troppo comuni. Comuni perché sono comuni a ciascuno di noi. Quindi sì, sarà anche una componente forte, ma una componente che vuole dare un messaggio, l'amore. Certo, infatti, proprio per questo ti ho posto questa domanda, perché questa componente si sente e penso che un po' tutti quelli che leggeranno Equilibri Delicati dopo un po' inizieranno a riflettere su questo aspetto, perché Equilibri Delicati è sì una storia che può essere tranquillamente letta la sera prima di andare a dormire, tuttavia è anche una storia che ha il pregio di riuscire a far pensare. E questo penso che sia forse il suo pregio più grande, perché riesce ad andare oltre con la lettura che concilia il sonno. Detto ciò, io continuerei sempre su questa tematica dei sentimenti che si incontrano in Equilibri Delicati, perché questo forse è più in Juliet, magari correggimi se sbaglio, però in Juliet si nota questa continua ricerca forse di quella che è la felicità nel senso più puro del termine. E tu hai voluto in qualche modo raccontare questo viaggio di Juliet verso la ricerca della felicità. Quindi io penso di poterti chiedere che ruolo ha la felicità in questo romanzo, magari se si può affiancare all'altro importante sentimento che hai descritto, cioè l'amore, o se invece la felicità è già subindicata a sé stante e quindi è qualcosa in più a cui bisogna tendere e magari è funzionale poi a raggiungere l'amore. Sono sullo stesso piano i due sentimenti oppure l'uno vive in funzione dell'altro? Guarda, secondo me quando si parla di felicità, fondamentalmente in primis si parla anche d'amore, però la vita di ciascuno di noi può essere felice per tanti altri motivi, non c'è solo l'amore, la vita è anche altro. Pensiamo a qualcosa di
che ciascuno di noi ha vissuto, no? Scelte che poi hanno portato a obiettivi raggiunti professionalmente o su tanti altri fronti. L'amore è escluso da questo, viene la professione. E quindi la felicità non è che viaggia su un binario parallelo, forse viaggerà anche su un binario parallelo, ma a un certo punto questi due binari si incrociano, almeno per un breve momento. Ed è lì che una persona invece vive quella felicità, un combinato disposto, come dicevano, con l'amore. Però la felicità ha tante sfaccettature, tanti modi di manifestarsi. Oggi è una giornata felice, io mi sento emozionata, eppure oggi ho raggiunto la mia felicità, grazie alla dottoressa Costa. Quindi la felicità, come dicevo, da greco, è l'unico percorso a cui tende, eudonia, l'unico percorso da seguire. Ma la felicità poi implica tante altre sfaccettature. Molto interessante anche questo punto, perché avevo intuito che vi fosse un ruolo centrale di questo sentimento in tutta l'opera. E io penso che noi abbiamo parlato per ormai mezz'ora, ma non abbiamo ancora descritto nulla di quello che si racconta poi nell'opera, perché questo vi fa capire, penso, quanti significati e significanti vi siano in questo libro di Dalila. Davvero riesce a comunicare tantissimo, e quindi penso che vi siano due, tre, forse quattro livelli di lettura che possiamo attribuirgli. Tra le domande preparate, alla fine ho preso le valle perché ci siamo discostati completamente dalla scaletta che avevamo in mente, quindi io mi sposterei su un piano magari un po' scollegato dall'opera, perché penso che una tematica interessante un po' per tutti sia vedere come lavora una giovane scrittrice. Io ti chiederei dove prendi l'ispirazione, perché okay, c'è descritto la bellissima escursione sul lago di Pilato, tra l'altro ero presente, e mi aggiungo alla descrizione del Calvario, però un'escursione che ha regalato tanta soddisfazione, perché quando arrivi al lago di Pilato dimentichi tutta la fatica che hai fatto per arrivarci. Ecco, quindi la domanda, l'ispirazione, come deve fare? Magari chi vuole approcciare la scrittura? Pensi che sia un dono innato, qualcosa che si può coltivare, è sufficiente leggere tanto? L'ispirazione per uno scrittore? Sicuramente io di consigli ne posso dare ben pochi. Riguardo, devo dire che io non mi definisco scrittrice, non mi definisco giornalista, non mi definisco studentessa di legge, io mi definisco sognatrice, perché mi affaccio alla finestra e fumo una sigaretta e sogno e vedo i miei personaggi delle volte lì davanti ai miei occhi, soprattutto nelle sere in cui c'è la luna, no? Lì si immaginano tante storie. Eppure ho letto tanti libri, tantissimi. Suppongo che l'ispirazione venga dalle piccole cose. Un anno lavoravo con mia madre era pasticcera, e facevamo le pippattelle, che sono una cosa tipica pasquale qui di Termoli. Quando ho visto tutti quei colori, gli ho detto, mamma, io devo andare a casa, non mi lasci così. E mi è venuta l'ispirazione. E scrissi una favola che vinse un premio letterario. Quindi l'ispirazione può venire davvero nelle piccole cose. Non occorre andare troppo a ricercare non so dove, ma delle volte, guardando anche le persone che passano fuori dalla finestra una sera in cui non passa nessuno, può venire un'ispirazione, anzi l'ispirazione giusta, quella che ti permette di dare vita a qualcosa. Tutti ce l'abbiamo, tutti dobbiamo saper guardare dentro. Io penso solo questo. Tra l'altro c'è sempre, ma non soltanto in equilibri delicati, ma anche nei tuoi racconti, una sorta di affetto verso i personaggi che crei. Infatti qui penso che poterlo raccontare io un aneddoto. Le prime opere di Dalila, i primi racconti di Dalila che ho avuto il piacere di leggere, forse
Ecco, questa voglio che sia una critica costruttiva, ma anche uno strato di quanti passi avanti hai fatto. I primi racconti sembravano quasi mancare di mordente. Questo perché, secondo me, tu ti affezionavi a tal punto ai personaggi che creavi che non gli facevi succedere niente. Quasi che ti dispiacesse che gli capitassero delle disavventure, che però sono un po' il fulcro di tutte le storie, quindi dai sempre a nutrire un po' questo tuo affetto verso i personaggi che crei, giusto? O sbaglio? Devo dire che se questo mi viene da ridere, perché ricordo che le prime storie non avevano svolte, perché mi legavo improvvisamente a dei personaggi dal volto ignoto che vivevano della mia penna. Però io ho innamorato un filone, per così dire, no? Il riscatto dei miei protagonisti. Quindi, per quanto loro soffrano all'interno dei testi, dei racconti, del romanzo, di altre insomma, cose che ho potuto scrivere, alla fine del libro a me piace che ognuno di loro abbia il loro riscatto personale, la loro riuscita nella vita. Perché io adoro le persone che dopo drammi sono riuscite ad andare avanti e hanno toccato l'apice della felicità con il loro riscatto. Quindi sì, sono legate i miei personaggi a tutti, tanto che li ricordo tutti quanti i nomi, dal primo racconto all'ultimo. Però ecco, quello che lo scopo dei miei lavori è sempre dare riscatto al personaggio. Perché il riscatto rende felice anche un po' il lettore, che dice, oh, guarda, questo ha avuto questo e adesso però è andato avanti. Perché la vita dovrebbe essere così, purtroppo non sempre lo è. E io, che sono una sognatrice, come dicevo prima, sogno riscatti personali dei miei protagonisti. E oggi però, ecco, potete vedere il successo che sta ottenendo Dalia Catenaro, perché per una giovane scrittrice vedere il suo libro con una copertina così elegante, raffinata, e tenerlo tra le mani, penso che sia un successo non da poco, che sicuramente condividerai anche con i tuoi genitori che ti hanno sempre accompagnato, le persone a te care. E devo dire sì, che un po' l'hai superato questo attaccamento, perché sei riuscita a creare nel tempo delle storie accattivanti che riescono anche ad appassionare il lettore. Veniamo un attimo al titolo, ecco, penso ormai siamo le battute conclusive di questo incontro. Come mai Equilibri delicati? Ovviamente il titolo è stata la cosa più difficile da scegliere, la più difficile. Ho pensato che i rapporti in generale, rapporti d'amicizia, familiari, rapporti d'amore, si fondano su equilibri delicati, impensabili, a volte difficili. Pensiamo a Juliet e alla sua vita che va alla deriva, la sua vita privata. E a Rebecca, che invece vive anche una vita più felice, ma che è tormentata dall'impossibilità di avere figli. Non sono forse questi equilibri delicati? Le mie protagoniste camminano un po' sul filo del rasoio, no? Come dicevo a Funambolo, la vita è sul filo, tutto il resto è attesa. Come dicevo prima, è quell'attesa che ci riempie il cuore di felicità. E quindi il titolo è venuto in questo modo, pensando che ciascuno di noi cammina sul filo ogni giorno. La vita è un attimo, e quindi siamo tutti sul filo. Come si dice, c'è un momento per essere e l'eternità per non essere. Questo ci spiega anche quanto lavoro c'è dietro un romanzo del genere, perché Dalia ora ha sintetizzato in pochissime parole quella che è una questione che a noi potrebbe sembrare banale, quella del titolo, ma il titolo, come Elena sicuramente potrà confermare, è una parte importantissima, fondamentale. Esattamente, dal titolo è un po' il biglietto da visita dell'opera. E quindi mi rendo conto di quanto sia stata una scelta anche travagliata per te arrivare a decidere in sostanza come titolare l'opera, anche perché c'è chi da subito ha l'idea del titolo e magari sul titolo inizia a costruire l'opera, poi scrivendola cambia,
cosa che a volte capita anche a me, devo dire, per questo parlo in maniera autobiografica, e chi invece solo quando ha davanti a sé l'opera completa si inizia a porre la problematica, e ora come la chiamo? Che non può decidere il nome di un bambino, perché se tu ci pensi, quando ti leghi alla tua creatura, poi non è facile, ecco, anche cambiare quella virgola immagino che ti va a suscitare grandi emozioni. Vogliamo arrivare alla conclusione, magari lasciando qualche consiglio per chi volesse cominciare a scrivere, visto che comunque tu sei partita dai primi racconti che facevi leggere soltanto, ecco, a casa, in famiglia, condividevi con me e con i tuoi amici, ai premi letterari, ai successi letterari, alla tua prima pubblicazione che è stata con una ginestra, in cui hai creduto molto in te stessa, e agli equilibri delicati. Sì, infatti quando penso anche a Con una ginestra, penso anche a Erika, l'amica che mi aiutò con le immagini, che adesso purtroppo non c'è più. Questo è stato un po' il nostro lavoro, e inaugurai allora per la prima volta un racconto più lungo del solito, era 30 pagine, e una testimonianza di quattro ragazze. E questo fu la prima cosa che presentammo qui lo scorso anno, e fu un po' il mio esordio. Tutto mi sarei aspettata quest'anno fuorché presentare un romanzo, perché comunque la casa editrice doveva valutare e la situazione era diversa. Però quello che io posso dare come consiglio, che forse è quello che faccio anch'io, non arrendetevi davanti ai no, perché oggi è no, domani è no, prima o poi qualcuno vi dirà sì. Non bisogna mai mollare in ogni situazione. Bisogna credere in se stessi e andare avanti. Anche se lo sconforto delle volte può prendere, no? Prevarica tante volte. Lo vedo anch'io nella mia quotidianità, alla fine degli studi, tutto pesante, tutto difficile. Eppure guardando indietro dico, però è stata tanta la strada, è stata lunga e quindi devo andare avanti. La felicità sta nel soffrire e nel raggiungere poi l'obiettivo che abbiamo prefissato. Non c'è felicità più pura del raggiungere gli obiettivi che il nostro cuore desidera. Io, questo è l'augurio per tutti coloro che vogliono scrivere. Io direi di concludere qui, lasciandoci in realtà un po' in sospeso, perché in fondo abbiamo raccontato quello che è l'incipit forse del tuo romanzo. Io non penso che siano andati oltre le prime pagine 5 o 6, se non sbaglio. Però abbiamo raccontato, ecco, un po' quello che abbiamo provato, Dalila nello scrivere e io nel leggerlo. E magari chi acquisterà il libro questa sera e avrà il piacere di leggerlo potrà poi concordare con noi, magari riconoscersi qualcosa che abbiamo detto, oppure leggerci qualcosa di completamente diverso. Come ho già detto, il bello della letteratura, sia per chi scrive che per chi legge, è proprio questo, l'assoluta libertà di viaggiare con la mente, con la fantasia e trarre gli insegnamenti più disparati. Io concluderei, se ci sono interventi, se ci sono vostri interventi, se volete fare delle domande a Dalila, altrimenti vi auguro buona lettura. Grazie davvero a tutti per l'attenzione e per essere stati qui stasera. È una cosa importantissima, molti amici, mi fa piacere insomma vedervi qui e vi ringrazio. È veramente di cuore. Sono io che ringrazio voi per questa serata. Grazie.